Recentemente è uscito il suo ultimo romanzo, La discesa degli dei, edito da Gallucci, e con noi Marino Bartoletti. Ciao Marino! Ma dai! Ma stasera mi sono proprio fatto un regalo. Con Marino, vabbè, insomma, a parte l'amicizia, che è più importante di qualunque altra cosa, insomma, è quelli che il calcio, insomma, è iniziata la grande avventura per quel che mi riguarda di questo mestiere, ma ci siamo tanto divertiti. E allora mi sono detto, commentiamo con Marino questa, se ha voglia e se può, questa parte, ormai scrittore proprio da bestseller, guarda qua, La discesa degli dei, eccolo qua, Gallucci. Addirittura questo è il terzo capitolo della trilogia. Quando si fa una trilogia, basta. Sì. Se no si passa direttamente a Harry Potter. Sì, poi c'è Harry Potter. No, complimenti. Tra l'altro lo consiglio per chi ancora fosse incerto per il regalo di Natale, perché a suo modo è una bellissima favola, in qualche modo, in cui si immagina di reincontrare, ecco, quelli che Marino chiama gli dei, cioè insomma personalità che hanno non solo fatto la storia o dello spettacolo o dello sport, ma che hanno fatto soprattutto la storia intima di ciascuno di noi, no? Sì, ed è un modo per ricordarli. Siamo arrivati con un libro di ritardo, perché nel secondo, Il ritorno degli dei, c'era Maradona in copertina. Ma Maradona, se adesso parliamo dei mondiali dell'Argentina, Marino, mi stavi dicendo una cosa, sai che non la sapevo? Cioè, tu sei stato invitato al matrimonio di Maradona. Io e indovina chi? Gianni Minà. Esatto. Sì, certo. Tu, gli unici due giornalisti italiani. Gli unici giornalisti in assoluto invitati al matrimonio di Maradona, con un charterino che era un jumbo dell'aerolina Sargentinas, affittato per fare scalo Madrid e poi Buenos Aires. Ma pazzesco, chissà cos'è stato quel matrimonio. È movimentato, sì. Senti, ma adesso che ho visto già dei murales a Napoli e dovunque, insomma, che stanno dicendo che stanno, insomma, sostanzialmente si sta teorizzando il passaggio di testimone da Maradona a Messi. Beh, guarda, Messi era l'eterno incompiuto, nel senso che si è sempre detto che, al contrario di Maradona, non era mai stato in grado di portare la sua Argentina, tenendola per mano, a un titolo mondiale, e stavolta c'è riuscito. È stata una finale crudele e bellissima, naturalmente, forse la più bella della storia all'interno del mondiale probabilmente moralmente più criticabile della storia. Ne parliamo tra poco. Vediamo un attimo la sintesi delle immagini di questa finale. Mandiamola, prego. Sempre. È una bella favola, guarda, è stato un risultato crudele veramente dal punto di vista sportivo, mai come questa volta forse il mondiale andava segnato per exequo. Io ho visto 10 mondiali di persone, il primo fu quello d'Argentina del 1978, quindi vidi la prima vittoria mondiale dell'Argentina, che poi duplicò nell'86 con Maradona capitano. C'è stato un equilibrio incredibile, questa volta l'Argentina costruito per due volte una vittoria, per due volte l'ha buttata via, sembrava l'avesse riconquistata, ancora una volta non ce l'ha fatta, e poi è come se fosse apparsa una mano di Dios. Eh sì, hai ragione. Senti, ma l'idea che la finale mondiale si va a vincere ai rigori, no? Insomma, è un'idea che si può, secondo te, anche in qualche modo correggere? Cioè, nel senso che uno dice, si fa i supplementari a oltranza sino al primo che segna, per no, esempio. Sarebbe improponibile. Già a questi supplementari sono arrivati stremati i giocatori, malgrado le tante sostituzioni. Però la finale ai rigori è... Ai rigori noi non ci possiamo lamentare. No, noi non possiamo lamentarci, però certo. Vabbè, tu sei quindi per mantenere... Sì, perché comunque confluisce la liofilizzazione di tante cose in quei rigori.
i nervi saldi, la capacità di soffrire. Noi una finale mondiale abbiamo buttata via i rigori e ancora adesso ricordiamo il dramma di Baggio e Baresi. Come no. E poi l'abbiamo vinta, quindi va bene così. Senti, ci colleghiamo con l'Argentina, siamo collegati con Buenos Aires, dove voglio ringraziare tantissimo Paolo Galassi, che è stato così gentile. Ciao Paolo, benvenuto e grazie per la tua cortesia. Buonasera, grazie a voi di chiamarmi. Vedere te e Marino Bartoletti mi fa ricordare quelli che è il calcio con cui sono cresciuto da piccolo. Grazie Paolo, quanto siamo vecchi vivi, noi anche. Siamo abbastanza vivi. Abbastanza vivi. Senti Paolo. Una grande emozione, una doppia emozione. Raccontaci che giornata è stata lì. Tra l'altro, no, visto che hai citato quelli che è il calcio, voglio dire che nell'inquadratura ti manca il mento. Cioè, se tu gentilmente abbassassi, ecco, no, nel senso che... Sto stendendo il braccio più possibile. No, ma è il contrario, devi abbassarlo, stare più rilassato. Ecco, perfetto, ti vediamo meglio. Benissimo. Ecco, okay, perfetto. Va bene. Adesso manca così, stai così, perfetto, molto naturale. Allora, che giornata è stata? È stata una giornata sfiancante. Ho visto gente che non ne poteva più uscire a metà supplementari e stare in strada. Ho visto gente piangere, ho visto gente stendersi per terra, ho visto pizzaioli, camerieri esausti. È stata una giornata che è cominciata presto, mezzogiorno, come la finale del 1986. Scusa, dietro di te c'è un bambino in pericolo, dietro di te, sulla tua destra, c'è un bambino che stava per essere lanciato, no, dall'altra parte, che stava per essere lanciato dalla mamma, lo ha tenuto in alto, molto temuto per la creatura. È una sorta di battesimo, cresceranno meglio oggi, dopo questa giornata. Senti, ma c'è stato un momento in cui, insomma, l'euforia si è trasformata in tragedia? Sì, è stata forse la partita più, credo che Marino abbia detto crudele, è stata la partita più argentina che poteva immaginarsi, no? È stata la metafora quasi della storia di un paese stesso. Gioire, esserci quasi, essere sull'orlo della felicità, essere sull'orlo del baratro, del disastro, camminare pericolosamente su questo confine e poi alla fine spuntarla di nuovo. Quindi, essere una finale semplice. Adesso Paolo, no? Sono tutti in strada a festeggiare. Che temperatura c'è adesso a Buenos Aires, per esempio? Adesso sono perfettamente 25 gradi, è quasi estate, finalmente capiscono cosa vuol dire vivere le notti magiche, vivere un mondiale d'estate, non è mai successo. Infatti, perché è una cosa che cambia totalmente l'atmosfera. Perché è talmente strano per noi, quanto invece per la prima volta diventa normale per loro. Beh, basta guardare sempre le cose dal punto di vista dell'altro, cosa che non siamo mai più abituati a fare. Ma... Esatto, è un cambio di prospettiva che ci vuole ogni tanto, no? Guardare il mondiale dall'estate sudamericana, se lo meritano, se lo meritavano. In Argentina fu in pieno inverno ed era freddissimo e nessuno di noi era attrezzato perché non aveva letto bene quali erano le temperature. Sì, faceva freddo, sì. Faceva freddissimo. Va bene, Paolo, grazie allora, buona giornata argentina. Grazie molto a te. Attento al bambino, dire qualcosa perché guarda, veramente... fai qualcosa. Lo prenderei quasi su. Fai su qualcosa. Se vuoi. Sai, Fabio, vedendo questo bambino mi viene in mente che nessuno dei campioni del mondo argentini di oggi era nato quando Diego alzò la Coppa del Mondo nel 1986. Vediamo se abbiamo le immagini di oggi di qualcuno che alza la Coppa del Mondo. Ce l'abbiamo? Mandiamo. Ma le vediamo, intanto noi parliamo, perché la Coppa del Mondo, eccola qua, Messi con la Coppa del Mondo, le immagini sono quelle di sempre, dei festeggiamenti. Io non vorrei rovinare la festa a nessuno, però una domanda a Marino la voglio fare circa questi mondiali del Qatar, perché io devo dire non mi sono un granché appassionato, a parte la finale di oggi, ma insomma, non solo perché non c'era l'Italia, ma anche perché secondo me c'era qualcosa che assomigliava, non me ne voglia nessuno, ma a Disneyland, cioè sembrava una costruzione fatta per l'occasione ma totalmente incongrua rispetto a quello che dovrebbe essere. Tutto giusto, guarda, l'ho detto all'inizio, questo è il mondiale più moralmente discutibile della storia del calcio, è stato un capriccio che questo paese ha voluto e ha pagato, il calcio si è venduto, anzi si è svenduto, le federazioni non hanno fatto gesti importanti per far capire quello che dovrebbe fare lo sport quando va in territorio nemico, che ci sono dei valori che andrebbero esportati. Invece ha subito quelli che sono i disvalori di chi li ha ospitati. C'è stato qualche gesto individuale, gli iraniani che non hanno cantato il loro inno, certo. I tedeschi che sono messi la mano sulla bocca e tante altre cose. C'è da dire che questa finale effettivamente è quasi immeritata dal tanto che è stata bella. Io l'ho seguito con freddezza, anche se freddezza non è il concetto più abbinabile al Qatar, però alla fine insomma un'occhiata ce l'abbiamo data. La cosa più
più inconcepibile è che mentre nel 94 si cercò di far attecchire il calcio negli Stati Uniti con un progetto abbastanza verosimile, domani il tendone del circo si chiude, non ci saranno più gli stadi, non ci sarà più niente, quindi sarà un'esportazione di qualcosa che è interessato loro soltanto per 30 giorni per il capriccio di un bambino ricco la notte di Natale. Beh, rimane Mbappé che però insomma... No, dico Mbappé che comunque fa tantissimo. Beh sì, decisamente, se guardiamo i valori individuali, effettivamente, eccolo qua. Eccolo qua. Non gli sono bastati 4 gol, compresi rigore. Ma sai, facendo finta di parlare di calcio per pochi secondi, da una parte c'era una squadra guidata da qualcuno che finalmente si è messo a disposizione anche moralmente della squadra come Messi, dall'altra c'era un fuoriclasse e una collezione di figurine. Senti, non potevamo che iniziare parlando della fine dei mondiali, ma per solo un attimo, per salutarti e senza alcuna retorica, insomma, attraverso la tua presenza, insomma, un saluto a Mario Sconcerti, a Sinisa Mihalovic, credo che sia doveroso. Sì, mi chiedo quanto Mario avrebbe raccontato con gioia e con profondità questo mondiale. In questo momento rilascerebbe quel pezzo che, devo dire, i nostri colleghi hanno cambiato per 90 minuti, anche per tutti i supplementari, perché non si sapeva mai qual era la morale da trarre. Uso una definizione desueta: Mario è stato veramente un grande maestro, un grande solista che ha saputo essere un grande direttore. Sinisa era un tifoso della vita, di cui noi eravamo profondamente innamorati, perché il suo amore con Ariane era nato praticamente durante quelli che il calcio, durante quelli che il calcio, quando lei lo incitava, e c'era la cara Anna Marchesini che faceva il signor Carlo, la signorina Carlo, certo, signorina Carlo, esatto, con Arianna, che saluto cara. Guarda, evito a pie pari ogni forma di retorica, di dolore, no. Diciamo che in estrema sintesi l'uomo ha superato il giocatore. E alla fine è stato un esempio enorme per tutte le persone che stanno soffrendo per i motivi per cui ha sofferto lui e che lui ha invitato a tenere duro. Grazie Marino, auguri. A presto. Filippa. Il 22.